di cominciare con il video ci tenevo a mandare un grandissimo saluto ai miei nuovi amichetti che si sono abbonati al canale, ossia Imbattibile 001, Gogeta 28, Mick 6, Bagheira, Gianfranco Carta, Bebon, Erika Urena, Italian Kraken, Salem Shaudari Mohamed, Jix Alexio, Emanuele Mento, YouTube, Daddy Andres 96, Trusters, Davos 74 dicembre e Marco Moraes. Grazie mille amichetti miei per esservi abbonati al canale. Mi raccomando, premi anche tu il tasto abbonati, si trova accanto al tasto iscriviti, scegli l'abbonamento che più ti piace, verrai salutato in tutti i miei video ed entrerai nella mia super famiglia. Io ti aspetto nella family, dai! Amici, 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 la season 7 è arrivata, beh, effettivamente già dopo di giorni. E effettivamente tutti mi avete detto: Gio, ma c'è qualcosa che ancora non hai portato e che tutti vogliamo vedere. Sì, avete capito bene, e non sono alcuni glitch particolari, ma le nuove impostazioni da pad per attivare hack, aimbot e macro in questa nuovissima stagione. E fidatevi di me, ne valsa la pena di questa attesa. Mi raccomando però, prima di cominciare, io ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche per non perderti nessun mio video e nessuna live ogni giorno alle ore 18. Semplicissimo, tasto rosso iscriviti, lo trovi in basso, e attiva la campanella su tutte le notifiche, mannaggia. E adesso, signori miei, che momento, guardate nello shop, c'è uscita proprio lei, ma a parte questa baranita gladiatore che a me fa troppo ridere, però abbiamo la esperto ricognitricetore, quello che è. Tasto, supporta un creatore, in basso a destra ed inserisci, obè, l'unico, solo ed inimitabile codice creatore Gio_X97, tutto maiuscolo, proprio come puoi vedere qui dietro di me e ancora qui sotto di me. E se lo utilizzi, amico mio, riceverai la mia richiesta. Complimenti, mi raccomando, supportami. Ma adesso andiamo subito a vedere queste impostazioni da pad. Sì, amichetti miei, ci siamo. Allora, io ve lo devo dire, avete aspettato effettivamente un po' per ricevere questi comandi, però fidatevi di me, l'attesa ne balsa. Come si dice? Me lo sono dimenticato. Vabbè, comunque avete fatto bene ad aspettare, perché ecco, guardate, voi dovete semplicemente guardare questi brutti budini che stanno giocando, che stanno ovviamente feitando, editando, perché quello che vi sto per portare non so, non è un semplice video in cui vi dico le impostazioni per l'aimbot e bene, ma tutte queste impostazioni racchiudono aimbot, hack e macro. E per chi non lo sapesse, vuol dire che prenderete tutti i giocatori, pure che vi trovate dalla parte opposta del mondo, e farete sempre 199 e quando va male 194. Io invece vado vicino ad un budino, gli sparo in testa da un centimetro di distanza e faccio 2 o 3. Bene, quindi mi raccomando, però da quando ovviamente ho inserito queste impostazioni, la mia vita su Fortnite è cambiata totalmente. Sono sicuro che sarà così anche per te. Però non è solo questo. Infatti, oltre all'aimbot, sono contento di dirti che otterrai anche le hack e le macro. Questo significa che diventerai una belva nell'editare e farai paura a tutti i tuoi amichetti. Ecco, guardate un po', ad esempio, voi dovete guardare il player, questo ragazzino, come gioca, e giocherai così anche tu. Non pensare che non puoi arrivarci. Ecco, pure tu che guidi, cioè pure tu puoi arrivare a guidare una macchina rossa, vedi? Non è possibile, basta che quando compri la macchina scegli il colore rosso. Ecco, il concetto è un po' questo. Vabbè, a parte gli scherzi, guardate un po' come edita. C'è il player era lì, 142, e finisce in endgame. Un altro, 203, boom, vittoria reale. Sì, e succederà così anche per te. Ma se, e solo se, lasci un bel mi piace. Ti sei dimenticato che è bello lasciare un bel like. Meno 3, anzi, quanti secondi ti do? Facciamo 4 secondi, oggi mi sento un po' buono. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Tempo scaduto. Lascia un bel mi piace e condividi il video con tutti i tuoi amichetti, perché sicuramente vorranno sapere le migliori impostazioni per la season 7 capitolo 2. Tu che fanno, gli mandi questo video. Quindi lascia un bel like, anche perché ti ho visto e ho visto che non l'hai lasciato, brutto budino. Lascialo subito. Bene, e allora vediamo un po', siete pronti? Io vi auguro di sì. Se anche tu vorrai sempre stare in high ground, vorrai arrivare
a 30.000 punti in arena, 50.000, quello che è. Copia subito queste super impostazioni. Che ansia, meno 3, meno 2, meno 1. Ci siamo, allora eccoci qui. Aspettatelo perché sinceramente questo budino già è andato troppo avanti. Settings, ci siamo. Wow, full screen, 120, vabbè, questo è la luminosità, non c'entra molto. Graphics quality, e questo un po' sono le cose personali. Ok, eccoci qui, adesso andiamo nelle impostazioni della rotellina. Vediamo ancora un po', extra game options, off, off, on, off, on e on. Dopodiché replays, questo non è assolutamente importante. Movement, off, on, off e on. Quindi diciamo che fino a qui sta alternando. Va bene, youth scale 73%, quindi devo dire che la usa un po' bassa rispetto agli altri. Questo è già un fatto molto interessante da notare. Se vuoi arrivare ai tuoi, beh, 30.000 punti d'arena, sì. Poi tutto attivato tranne not debug stacks e l'altra disattivata, recycle ammo indicator. Cosa vuol dire? Ah, io non lo so. Non ve lo chiedete, avete scelto la persona sbagliata per chiederlo. Bene, eccoci, eccoci qui. Edit all time 0 punto 100 secondi. Dopodiché vediamo l'estensibilità, build mode ed edit mode 2.2 e 2.3. Poi abbiamo use advanced options attivato, advanced look sensitivity 47 e 47%, turning horizontal, turning vertical boost disattivate 0% e turning boost ramp time 0.00 secondi. Dopodiché scendiamo ancora, eccoci qui, abbiamo ADS look horizontal speed e vertical speed all'8%, poi 0%, 0% e 0.00. ma quanti zeri ci sono? Cavoli, ci sono troppi, mi confondo. Poi abbiamo look dampening time 0.00, come se non bastasse, giustamente. E poi ovviamente tra lineare ed esponenziale lui usa lineare. Cosa succede se usate l'esponenziale? Niente, l'importante è che utilizzate ovviamente tutte le sue impostazioni, tutti i suoi numeri. Adesso abbiamo combat controls, guardate un po', lui è un normalissimo controller della PS4, quindi se voi mi dite Gio, ma è impossibile diventare forte non avendo un controller particolare, assolutamente no, sono solo limiti mentali che grazie a queste impostazioni io ti ho aiutato e ti aiuterò a superare. Bene, amico mio, questo video direi che può finire qui. Grazie mille per essere arrivato fino a questo punto. Codice creatore Gio-X97 e condividilo a tutti i tuoi amichetti. Buone partite e buoni punti in arena. E non pensare di andartene così facilmente, perché ti ricordo che se ancora non mi segui su Twitch, io lì sono in live ogni giorno alle ore 14. Quindi mi raccomando, ricordati questi orari: alle 14 Twitch e alle 18 YouTube. Quindi mi raccomando, vai nella descrizione, clicca il link di Twitch e ti do una bellissima notizia. Oltre al classico abbonamento di primo livello, puoi fare anche l'abbonamento con Amazon Prime gratuitamente. Se lo hai, collegalo a Twitch e abbonati gratis. Come al solito riceverai una marea di vantaggi. Mi raccomando, vai su Twitch e abbonati. Mi trovi live lì ogni giorno dalle ore 14.